Ok, direi che ci siamo. Buongiorno a tutti, spero mi sentiate. L'icona del microfono mi dice che è tutto a posto e questa è la schermata di apertura. Ok, comincio a leggere dei messaggi. Si sente? Ok, perfetto. Non faccio delle gaffe come ho fatto ieri in apertura. Buongiorno, benvenuti. Non so se siete tutti partecipanti che c'eravate già anche ieri nella introduzione alle funzioni principali del programma e una veloce panoramica di come funziona la codifica e di quali sono gli elementi che compongono un progetto, così si chiama il file principale di MaxQDA. Oggi vi faccio vedere cosa si può fare, alcune delle cose che si possono fare con una codifica completa, diciamo, all'interno di un progetto, avendo completato l'analisi dei dati, quindi avendo completato la mappatura dei contenuti che sono presenti in un qualunque progetto fatto da interviste, da materiale audio, video, faccio vedere come è possibile riportarli attraverso un gruppo di funzioni che sono i cosiddetti visual tools, strumenti visuali. Quindi vi farò vedere alcune di queste funzioni. Vi guiderò in questo percorso sempre utilizzando il progetto che è presente nella versione dimostrativa, che quindi vado ad aprire dal menu principale, Start e MaxQDA. Voi potete anche cliccare sull'icona che avete nel desktop se avete installato il programma sul vostro computer. Passo alla condivisione del programma. Se riesco senza fare pasticci, ecco. Ok, adesso dovrebbe essere vista per intero. Ok, perché io non devo mettere la schermo intero, fondamentalmente penso che sia questo il problema. Dovrei vederla ridotta in questo modo, così forse riuscite a vederla per intero. Vediamo un po' se. Ecco. Provo un attimo ad adattare sullo schermo per riuscire a farvi vedere meglio possibile. Adesso dovrebbe funzionare, dovrebbe essere visualizzato al meglio. Allora, dicevo, gli strumenti visuali. Gli strumenti visuali sono una funzione. Lo vedono sempre tagliato. Non succedeva ieri visualizzavate tutto correttamente, se non sbaglio, giusto? Era corretta la visualizzazione di ieri. Ok, adesso forse è migliorata. Sì, adesso va bene. Ok, ce l'ho fatta. Non ho idea di quale sia il problema della visualizzazione, ma mi adatto a cercare con prove ed errori. Allora, dicevo, strumenti visuali. Non voglio perdere altro tempo perché il menu di oggi è parecchio, parecchio ricco. Avete già visto in alto nel menu principale proprio questa etichetta, strumenti visuali. Bene, questa è quella che ci serve. Andiamo a cliccare sopra e la panoramica che voglio farvi vedere degli strumenti visuali, vorrei farla partire da uno degli ultimi strumenti visuali, sposto perché adesso anch'io ho la schermata impallata dalla GoToMeeting, e voglio portarvi all'ultima icona, quella dove trovate scritto Word Cloud. Il Word Cloud lo conosciamo tutti, è uno strumento di diffusione di dati molto diffuso su internet, lo vediamo spesso su alcuni siti di notizie in particolare, quali sono le parole più frequenti rappresentate attraverso un quadro grafico che fa vedere più grandi o più piccole le parole presenti in un dato testo a seconda della frequenza con le quali ricorrono. La Word Cloud in questo caso lo possiamo utilizzare su tutti i documenti su cui stiamo lavorando oppure su un sottoinsieme. Immaginiamo che in questo momento voglia esplorare la frequenza delle parole
nelle interviste fatte a New York, quindi vado ad attivare con un clic, vedete che sono diventati evidenziati in rosso con la freccetta rossa le interviste di New York, e poi molto semplicemente una volta proceduto all'attivazione e quindi a filtrare quali sono gli elementi su cui voglio ottenere la visualizzazione, vado ad attivare il Word Cloud. Qualcuno mi scrive che non va la connessione, bene, già bene, insomma, mi viene andando bene, provo a cambiare la rete perché vediamo se in questo caso riesco a limitare i danni. Io peraltro ho dei problemi con la schermata di GoToWebinar oggi. Ok, dovremmo esserci. Difficoltà con l'audio, sì, penso che sia un problema della connessione. Allora, provo a modificare la mia connessione. Scusate un attimo e ripartiamo. Ok. Ho cambiato la rete alla quale mi sto connettendo, quindi adesso non dovrebbero esserci difficoltà, però quando faccio i test nel pomeriggio funziona tutto e poi quando sono connesso con voi succede qualche problema. Ok, adesso la connessione dovrebbe essere ristabilita. Ok, stavo dicendo il Word Cloud, riepilogo, con attivazione. Connessione, adesso dovrebbe essere ristabilita la connessione, mi sentite? Ok, quindi attivo i documenti su cui voglio ottenere il cloud, per l'appunto questa nuvola di parole distribuite in base alla frequenza con la quale si presentano, e vedete che da subito il programma automaticamente mi illustra in maniera grafica le parole, adattando la dimensione delle parole stesse alla frequenza con la quale ricorrono nei testi che io ho selezionato. È chiaro che in una prima visualizzazione di questi dati abbiamo una frequenza maggiore, quindi abbiamo più grosse le preposizioni, gli articoli, le congiunzioni. Quindi possiamo adattare questa visualizzazione modificando la frequenza delle parole e quindi chiedendo al programma di farci vedere solo le parole che hanno un qualche significato, quindi escludendo le preposizioni, le congiunzioni, gli avverbi, insomma, quelle che possono non servirci. Come ho fatto? Vado sulla frequenza delle parole in alto a sinistra e mi compare la lista di tutte le parole con etichette sulla parte sinistra, la frequenza, vedete la colonna evidenziata in rosa perché quella che mi serve, e poi percentuale di presenza di questa parola in tutti i testi, altri dati relativi alle frequenze di queste parole. Quindi vado a selezionare, posso anche selezionare con selezione multipla una serie di parole che intendo escludere, life, probabilmente mi serve, that, magari lo lascio, my, for. E arrivo fino a T, togliere T, e mi rimane satisfaction. Una volta selezionate le parole che voglio escludere, avete un chiarissimo simbolo di divieto, e allora in quel caso andremo a bloccare quelle parole che non compariranno nella Word Cloud. Ricarico la visualizzazione. A quel punto vedete che si modifica la distribuzione parole. Allora adesso la parola più frequente che trovo con una dimensione maggiore è life, e poi vedete qua sulla destra satisfaction. Posso anche modificare ulteriormente la frequenza delle parole, quindi andare a togliere ancora degli avverbi o delle congiunzioni o dei pronomi o qualcosa che comunque mi intasa questa visualizzazione, fino al punto da mantenere solo quelle parole di senso computer che quindi mi servono per capire bene qual è la distribuzione delle parole. Questa è una funzione grafica molto, molto utile. Ecco qua, adesso ho tolto qualcos'altro, vedete che si modifica direttamente il Word Cloud. Questo potete salvarlo come immagine andando
o sul simbolino della macchina fotografica, quindi salvate un'immagine negli appunti del vostro Windows e poi la copiate nel testo, nella slide, nel sito dove vi serve, oppure avete la possibilità di, in maniera più articolata, cliccando su questo simbolo, un foglio con una freccetta rossa, di scegliere il formato di file immagine che preferite e salvarlo nella cartella dei vostri dati, dei vostri risultati. Questo è il Word Cloud, siamo in incursione, poi vedremo semmai dopo altre specificità di questa funzione. Molto utile in alcuni casi potrebbe essere la visualizzazione della sequenza dei codici. In questo caso devo selezionare un solo documento per volta, per cui vado a disattivare tutti i documenti che ho precedentemente attivato. Disattivati e prendo ad esempio solo il documento di Max. E anche per quanto riguarda i codici, posso decidere di attivare tutti i codici oppure prendere solo un sottoinsieme di codici. In questo caso attivo tutti i codici e poi sequenza di codici, un altro output grafico che potreste trovare molto utile. In questo caso, solo per i codici attivi, io li ho attivati tutti, quindi è assolutamente indifferente il fatto che clicchi o meno sulla prima casella. Quello che ottenete è un grafico di questo tipo. I numeri sulle colonne, sulle intestazioni delle colonne, sono i paragrafi di ogni singola intervista. In cui è divisa ogni singola intervista, vedete che la trascrizione dell'intervista in Word è divisa in paragrafi. In pratica, ogni volta che vado a capo, automaticamente il software numera con un numero progressivo da 1 a n in base a quanti sono i paragrafi della trascrizione. E queste bande colorate corrispondono alla distribuzione dei codici all'interno del documento intervista. Distribuzione di codici che quindi coprirà una determinata porzione del documento intervista e questa porzione è esattamente corrispondente al paragrafo in cui quel codice è presente. Quindi nel caso dell'intervista che ho selezionato, quella di Max, vediamo che abbiamo dei codici gialli, quindi on-life, per caso dei codici arancioni, health, e possiamo vedere scorrendo l'intero documento. Scorrendo, provo a farvelo vedere nella maniera più chiara, una visualizzazione più chiara. Ecco. La distribuzione dei colori corrisponde alla distribuzione dei codici nel documento. A cosa può servire un grafico di questo tipo? Beh, ad esempio, può servire a vedere a colpo d'occhio in quali parti delle interviste sono presenti determinati argomenti. Se io ho due interviste bersaglio, ad esempio due interviste a due testimoni privilegiati rispetto a un determinato tema di cui mi sto occupando, posso prendere due grafici di questo tipo, posso salvarli in file immagine, come abbiamo visto prima. Anche in questo caso avete la possibilità di salvare l'immagine attraverso lo stesso simbolo, la stessa icona, esportarle in file immagine. Posso confrontarli, porli uno accanto all'altro su una pagina, su una slide, e confrontare qual è la distribuzione dei codici, la sequenza dei codici per ciascuna intervista. Vedere se due testimoni privilegiati che mi parlano dello stesso argomento, ad esempio, parlano in momenti diversi di argomenti dello stesso argomento, di argomenti diversi, in risposta alle stesse domande parlano di temi diversi, e quindi poterli confrontare fra loro. Questo tipo di output voi potete sia salvarlo in forma grafica, sia, vedete qui è riconoscibile il simbolo di Excel, potete anche gli stessi dati trasferirli in un formato Excel. Io adesso, se clicco sopra, mi si apre il Excel sul mio computer che riporta la distribuzione di frequenza. Voi non lo visualizzate perché questo purtroppo è un problema di GoToMeeting che non consente la visualizzazione dello schermo con due applicazioni diverse nello stesso momento, ma quello che succede se cliccate sopra e vi si apre un file Excel in cui nelle righe avete tutti i codici che avete attivato, selezionato, e nelle colonne avete i paragrafi. E laddove trovate la banda colorata di un determinato colore, in Excel trovate sia la casella colorata, ma anche la frequenza di quel codice in quel preciso paragrafo. Bene, adesso vedo di chiudere Excel e tornare alla visualizzazione
consueta, e chiudo anche la sequenza di codice perché voglio farvi vedere anche un'altra delle funzioni possibili, un altro degli strumenti visuali possibili. Vi faccio vedere l'immagine del documento portrait, lo trovate nella versione in inglese. Anche in questo caso seleziono intervista, lasciamo stare adesso un po' da parte Max, prendiamoci magari l'intervista a Giorgio, per esempio, quindi attivo l'intervista a Giorgio, tengo attivati gli stessi codici che avevo prima, oppure posso scegliere di chiedere un output solo su un sottoinsieme di codici, e vado con l'immagine del documento. Cos'è l'immagine del documento? È una fotografia. Una fotografia di come sono distribuiti diversi codici, proprio facendo riferimento all'aspetto del colore. Il colore del codice, vi ricordate, ieri vi ho fatto vedere come nel momento in cui assegno un codice, un'etichetta verbale, è possibile anche colorare, assegnare un cerchietto colorato all'etichetta del codice. Bene, i colori che vediamo in queste fotografie sono esattamente i colori delle etichette dei codici che abbiamo colorato prima. Quindi in questo caso noi abbiamo un quadratino per ogni, se non ricordo male, 70-80 caratteri digitati nel testo dell'intervista che avete al posto del documento. Che vuol dire che in questo caso nell'intervista di George noi abbiamo all'inizio una parte consistente con codici di colore blu, e se andate sopra col mouse potete visualizzare di quale codice si parla, per l'appunto qui stiamo parlando di uno main topics, la carriera, poi vedete altri elementi che vi parlano di questo codice, quindi un codice che copre, anzi codici blu coprono il 32% delle interviste e altri dati descrittivi. Seguono poi i codici verdi, beh, blu, verdi, gialli e rossi sono naturalmente colori assegnati non a caso, ma in base a una qualche salienza di quel tema caratterizzato attraverso il colore. Quindi attraverso il colore io posso, a colpo d'occhio, in maniera estremamente semplice e intuitiva, ricostruire dei pezzi di risultati sui dati che vanno emergendo. Dico che vanno emergendo perché è un linguaggio consueto nella ricerca, nell'analisi di dati qualitativi. Desumiamo dalla grande teoria, che è uno degli approcci di maggiore successo e maggiore riscontro da 40 anni, no? Da circa 50 anni in qua. Quindi anche il linguaggio che utilizziamo nel descrivere i dati provenienti dalla ricerca qualitativa sono in qualche modo caratterizzati in un senso teorico molto molto solido, che ha delle origini anche nella storia dell'analisi dei dati qualitativi nella letteratura. Allora, su questa immagine del documento, vi ricordo che anche in questo caso, esattamente come abbiamo visto per lo strumento precedente, possiamo prendere ad esempio l'intervista di due personaggi, ricavarli come file immagine, salvarli come file immagine e confrontarli fra loro. Immagino interviste fatte a genitori e figli sugli stessi argomenti. Allora, qual è la distribuzione dei temi, dei codici nelle interviste dei genitori, quale quella nelle interviste dei figli? È particolarmente stimolante, interessante, no? Poter fare questo tipo di comparazioni. Questo grafico voi potete adattarlo al tipo di documento in cui poi andrete a pubblicarlo, quindi avete delle dimensioni che potete adattare, in questo caso dimensione 40x60 pixel o 40x40, quindi con una risoluzione un po' più basse, quindi i riquadri saranno un po' più grandi, quindi potete adattarli rispetto alla vostra destinazione. Analogamente, ma non cambia granché, lo stesso grafico potete averlo, vi faccio vedere giusto per così ulteriore dettaglio sulla raffinatezza di questo output. Potete vedere al posto dei quadratini dei cerchi, ecco, in questo caso, oppure potete vedere con i colori sfumati, con le diverse gradazioni di colori, e queste sono date nel momento in cui con due o più codici diversi state codificando lo stesso segmento di testo. Allora, in questo caso, attraverso la sfumatura del colore, il programma vi fa notare, vi rileva che negli stessi segmenti stanno coesistendo codici caratterizzati con colori diversi. Quindi anche in questo caso potete salvare il file immagine e esportarlo
vostro documento di sintesi. Altre funzioni grafiche, faccio una rapida carrellata, anzi grafico confronto fra i documenti, questo manca, non ve l'ho ancora fatto vedere, anche in questo caso documenti e codici attivi sì, confermo cosa viene fuori in maniera analoga a quello che abbiamo visto per quanto riguarda la sequenza dei codici, qui avete per paragrafi, lì avevate delle bande un po' più ampie perché vi facevo vedere sui diversi codici, per tutti i codici, qual era la distribuzione del singolo documento. Qui invece vedete i codici tutti insieme nell'intervista di George. Anche in questo caso, se non ricordo male, è possibile inserire più documenti, e aggiornare e poterli confrontare fra loro. Ricordate, ogni volta che fate una diversa richiesta al programma e quindi inserite o togliete dei documenti e dei codici, il tasto refresh, questo in modo che l'output vi venga aggiornato. Da qui potete compattarlo per visualizzarlo più facilmente in un'unica schermata oppure allargarlo. Questo dipenderà naturalmente da quando è esteso è il vostro documento. Solite funzioni di esportazione in immagine direttamente in PNG oppure a scelta il formato grafico che preferite oppure naturalmente, come abbiamo visto prima, anche la possibilità di esportare in Excel e poter fare poi delle successive analisi statistiche per chi privilegia questo tipo di analisi. Mappa dei documenti e mappa dei codici sono due funzioni nuovissime che non erano presenti nelle versioni precedenti di Mac Studio e vi faccio vedere in che cosa consistono. In questo caso selezioniamo tutti i documenti, anzi selezioniamo tutte le interviste a New York e tutte le interviste all'Indiana, mantenendo attivi i codici. Mappa dei documenti, in cosa consiste? Anzi, prima di farvi vedere in cosa consiste, volevo farvi notare che prima di dare il via a una determinata funzione output grafico, voi potete andare sopra col mouse e il programma vi mostra la didascalia che già vi anticipa che cosa potete fare con quella specifica funzione. Quindi in questo caso una mappa del documento mostra le similarità fra documenti su una mappa. Vi si aprirà un grafico, una mappa in cui avrete i documenti collocati in uno spazio, come se fossero su una mappa, e rispetto ai codici selezionati, i documenti saranno collocati più vicini o più lontani rispetto alla somiglianza che hanno su quei codici. Detto altrimenti, se diversi documenti sono codificati con gli stessi codici, compariranno più vicini nella mappa, altrimenti compariranno più lontani. Vediamo l'effetto che fa, e l'effetto è una cosa di questo tipo. Scusate, rallentato dal mio computer che non è esattamente veloce. Quindi selezione dei codici, mettiamo ad esempio tutti quanti, e quindi codici attivi, riduco, e poi selezione dei documenti. Intervista a New York, intervista nell'Indiana. Ok. No, io non avevo dato l'ok per i codici, eccolo. Ecco quello che succede. Mappa i documenti con i nomi delle diverse interviste. Provo a scorrerla per metterla un po' più a favore della vostra visualizzazione, se riesco. Ok, qui dovremmo esserci. Vedete che i documenti sono distribuiti su uno spazio, su una sorta di mappa virtuale. No, non voglio inviare il report per un blocco, ahimè, che ha avuto questo programma, questo progetto su cui stavo lavorando. E allora proviamo a riaprirlo. Mi si è chiuso per un errore perché ci avendo dato troppi click, allora si è impallato. Intanto approfitto per leggere un messaggio sulla chat. Scrive Greta: con la funzione immagine documenti è possibile anche restituire la percentuale di spazio che un dato tema codice occupa nell'intervista, sia attraverso l'esportazione in Excel, e poi da Excel possiamo. Non mi pare che ci sia direttamente dall'immagine del documento, ma c'è naturalmente la possibilità di esportare gli stessi dati in Excel e poi con le funzioni di Excel tirarsi fuori dei dati statistici un po' più, come dire, un po' più quantitativi, ecco, dei dati più quantitativi e più statistici, quindi la possibilità di mettere in atto anche altri tipi di analisi più approfondite sotto il profilo statistico.
Allora, qualcosa è andato storto, voi state continuando a visualizzare questa schermata? Accidenti, allora vediamo un attimo come riesco a riprendere condivisione. Ok, adesso dovrebbe essere ripartito. Scusate i problemi tecnici, ma anche questa versione Mazzutia che è stata rilanciata da pochissimi mesi, evidentemente ancora qualche piccolo bug da sistemare. Allora, stavo dicendo la mappa dei documenti, selezione dei documenti, seleziono intervista a New York, intervista nell'Indiana, do ok, codici, seleziono persone, valutazione, argomenti principali, seleziono tutto insieme, ok, e questo è quello che ottenete. Quindi, dicevo, più vicini sono i documenti, maggiore è il numero di codici che questi documenti hanno in comune. Vuol dire che in questo caso Alex, Winnie, Devin e Kim e anche Max, nelle loro interviste hanno parlato di codici simili fra loro, mentre probabilmente Robin, George, sicuramente Jamie hanno trattato degli altri temi diversi e quindi hanno delle frequenze diverse. Vi faccio notare che potete modificare alcune caratteristiche di questa visualizzazione e quindi dei requisiti tipo statistico all'interno dei quali in questo momento però non voglio addentrarmi perché rischierebbe di portarci lontano e poi onestamente non è nemmeno il mio interesse principale, ma qui già trovate le tracce di un'altra delle funzioni degli strumenti visuali principali, che è la possibilità di salvare Max Maps, una mappa concettuale di documenti e codici che vedremo dopo alla fine e a cui vorrei dedicare qualche minuto in più. Mappa dei codici allo stesso modo funziona come la mappa dei documenti, però invece dei documenti all'interno distribuiti all'interno dello spazio li trovate i codici, quindi non andrei su questo, ma già spiegato di che cosa si tratta. Area per l'esplorazione delle relazioni fra codici. Attiviamo un po' di documenti, attiviamo un po' di codici e andiamo su questa funzione. Il programma mi chiede se effettivamente voglio farlo su tutti i codici o solo su quelli attivati e io confermo. E poi che tipo di analisi? L'intersezione di codici su un segmento è l'opzione preselezionata. Oppure la prossimità di codici sullo stesso documento. L'intersezione vuol dire gli stessi codici esattamente sugli stessi segmenti codificati. Oppure semplicemente vicini. E vicini a che distanza? Quindi potete settare, se state lavorando con dei testi scritti, la distanza di una riga, per esempio, di un paragrafo. Oppure se state lavorando con file multimediali, interviste audio registrate o filmati, distanza in quanti secondi. O se non c'è della concorrenza nello stesso documento, indipendentemente dal fatto che siano negli stessi segmenti oppure a una certa distanza. Scelgo la soluzione di default, intersezione di codici su uno stesso segmento, che è il criterio più restrittivo, e ottengo un grafico di questo tipo. Vi ricordo che il tipo di output di visualizzazione abbiamo scelto è l'area delle relazioni fra codici. Quindi avete una tabella codici per codici, nella quale andate a verificare cosa? Andate a verificare se determinati codici o gruppi di codici sono connessi, trattati dalle persone negli stessi segmenti. Quindi, per dirle in maniera statistica, se sono co-occorrenti fra loro. Ma questo lo potete vedere attraverso una intuitiva immagine senza andare a scomodare complessi criteri statistici. E questa stessa visualizzazione la potete avere anche in forma più quantitativa, quindi passare dal pallino colorato alle frequenze e potete esportarla anche in questo caso in file immagine oppure in Excel. Potete adattare diversi criteri, anche in questo caso potete avere il pallino se vi piace di più, o allargare la colonna se avete restringere o allargare a seconda dello spazio che avete a disposizione nella slide in cui volete riprodurre queste immagini oppure nell'articolo. La possibilità di refresh se cambiate qualche selezione, quindi togliete
un codice, fate refresh e vi aggiornerà l'immagine, vedete che è modificata. Cosa rappresenta ciascuno di questi pallini o di questi riquadri? Rappresenta la concorrenza fra due codici. Quindi in questo caso vado sul grosso rosso. Grosso vuol dire che ci sono più segmenti codificati con entrambi questi codici. Infatti, vi spostate sopra col mouse, vedete segmenti codificati 10, 10 segmenti in cui ci sono contemporaneamente questo codice. Positive, assessment positive e on life, cioè argomento principale dell'intervista. Più piccolo è il riquadro, minore il numero di segmenti codificati. Più grande il riquadro, maggiore il numero di segmenti codificati. In maniera del tutto analoga, mantenendo sempre la stessa selezione, potete esplorare la matrice dei codici. Quella di prima è l'area per la relazione fra i codici, questa è l'area della matrice dei codici. In questo caso, in maniera del tutto analoga, voi avrete un grafico che non è più codici per codici, la tabella non è più codici per codici, ma è codici per documenti. E poi esattamente allo stesso modo potete visualizzare, ecco, qui possiamo allargare un po', per i documenti che ho selezionato, qual è la distribuzione dei codici. Allora vedrete che George la persona che parla più di valutazione positiva, seguito da Winnie, mentre parlano valutazione positiva meno altri intervistati, che per esempio Max o Joanna hanno solo 5 segmenti codificati con questo codice nella loro intervista. Per quanto riguarda invece riferimenti familiari, di nonni hanno parlato Joanna, George e Winnie, e anche questo grafico naturalmente lo potete avere in forma numerica, esportabile in Excel oppure in forma grafica con i riquadri colorati e quindi esportabile in file immagine. Chiudo questa visualizzazione. Ok, e arriviamo a MaxMaps, che è come dire, lo strumento visuale principe in MaxUDA, è presente già da diverse versioni e lo trovate solo nella versione completa di MaxUDA, se poi se andate sul sito e guardate sulla parte commerciale quali sono le versioni disponibili, quale potete acquistare, avete tre versioni possibili e MaxMaps è un modulo aggiuntivo addizionale che non fa parte della versione base, ma fa parte delle altre versioni. Quindi è come se acquistaste un valore in più nel momento in cui avete anche questo modulo aggiuntivo con MaxMaps. Cosa potete fare con MaxMaps? Accessibile sia dagli strumenti visuali e quindi la prima icona che trovate, ma anche da un singolo documento. Io vado a selezionare Max, tasto destro, e così come posso avere degli output sugli strumenti visuali che abbiamo già visto, posso anche avere Max Maps. Ecco, lo trovate qua sulla destra, nella parte centrale a destra, e queste sono una serie di mappe concettuali che potete aprire, far partire a partire da una singola intervista. E ora vediamo un po' più nel dettaglio di cosa si tratta. Oppure anche dai codici, selezionate un codice e anche da qui potete far partire una serie di output, sia in forma grafica che non. Alcuni hanno altri nomi, riassunti, panoramiche, insomma, poi se abbiamo anche un po' di tempo li vediamo dopo. Allora, dicevo, MaxMaps. Apriamo, vediamo che cosa succede. Eccolo, questa è la versione dimostrativa di questo progetto di ricerca. Avete già alcune mappe preinstallate. Questa era una che avevo creato prima per fare così due test, vedere se era tutto a posto, ma arriviamo per gradi. Icone principali per la visualizzazione delle mappe. Avete diversi modelli, potete scegliere che tipo di visualizzazione volete ottenere dai vostri dati. Quindi avete già alcune predefinite, e poi potete anche crearne delle altre. Vi faccio vedere alcune delle soluzioni possibili. Allora, il primo che avete a disposizione è il modello
codice subcodice segmenti. Quindi a partire da un codice dato, in questo caso sono i codici che hanno a che fare con le relazioni familiari, importate all'interno della mappa il codice e il programma automaticamente vi riporterà anche i subcodici di quel codice e anche, vedete, i riferimenti ai segmenti, ai paragrafi che sono stati codificati. Voglio farvi vedere contemporaneamente anche la schermata principale del programma, perché nel momento in cui io vado a selezionare un segmento, questo verrà evidenziato nella schermata principale. Vedete? Quindi posso, andando sui singoli segmenti, poi visualizzarli. E poi ho un sacco di funzioni utili per poter adattare questo grafico dal punto di vista proprio visivo, quindi potete adattare la dimensione del simbolo, cambiare il carattere, cambiare il colore dello sfondo, il colore del singolo simbolo del codice, potete crearne anche voi, potete inserire un'immagine che meglio vi rappresenta i vostri dati. Qui parlando di nonni o di amici, potete mettere un'immagine che sia evocativa dei nonni, degli amici, del partner. Come si fa a creare un modello di questo tipo? Semplice. Immaginate di partire da zero, no, immaginate, facciamolo proprio, partiamo da zero, quindi creiamo un nuovo modello. No, questo non c'entra nulla, quindi strumenti visuali, MaxMaps. Facciamo esattamente quello che avevamo nel grafico. Quindi parto da zero, voglio creare un nuovo modello di codici e voglio creare un modello codici, subcodici, segmenti, esattamente come quello che avete visualizzato. Quindi eccolo qua, codice, subcodice, segmenti, ne creo uno nuovo, il programma mi fornirà una schermata completamente vuota nella quale io posso inserire il codice o i codici a cui sono interessato. Naturalmente, per non affollare troppo, non li inserirò tutti insieme, ma deciderò a un certo momento di inserire solo alcuni codici su cui voglio in quel momento fare un focus. Per cui decido di inserire il codice salute e poi posso decidere di inserire anche il codice, un altro codice, lo inserisco dopo. Ok? Quindi, attivo, salute. A questo punto, una volta inserito il codice salute, chiedo al programma di tirarmi all'interno tutti i subcodici che fanno parte di questo codice. Allora, lo rifaccio per farvi vedere meglio. Cancella, rifacciamo, ok. Quindi, codice subcodice segmenti, vado su salute, lo importo all'interno della schermata e poi scelgo una delle opzioni che il programma mi fornisce. Sono tornato indietro per farvi vedere questo tipo di scelte che è possibile fare. Allora, visualizzo tutti i codici o solo le attivazioni, inserisco alcune altre. Elementi mi consentono al meglio di rappresentare quell'immagine a cui sono interessato. Una volta che ho confermato, o se devo modificare qualcosa, vado su annulla oppure uso il modello. Se voglio inserire più codici nello stesso grafico, allora farò annulla e andrò a inserire i codici contemporaneamente. Quindi in questo caso on life, health e carriera. Vediamo se. No, non me lo fa inserire, scusate, questo errore mio. Quindi uso il modello. A quel punto, doppio clic. Potete visualizzare la panoramica dei codici codificati oppure ho scelto uno sbagliato, ho scelto uno che non ha subcodice, ecco perché non funziona, perché è già un subcodice. errore mio, scusate. Allora, devo inserire un codice che ha dei subcodici, non un codice che non ha, è un subcodice direttamente, quindi codice subcodice segmenti. E dicevamo codice principale
Eccolo qua, usa il modello. In questo caso viene una mappa particolarmente affollata perché vedete quanti sono i segmenti che vengono importati all'interno della mappa per ciascun subcodice relativo al codice intervista con argomenti principali dell'intervista. Quindi mi rendo conto che questo codice non è un buon codice per tirar fuori una mappa e decido di partire da un codice con un numero più ridotto di subcodici e quindi anche di segmenti codificati, per cui posso prendere nel caso valutazione che importa all'interno e vedete che in questo caso uso il modello, il grafico è un po' meno fitto di quello che avevo precedentemente e i codici con i collegamenti con i diversi segmenti sono più facilmente gestibili e adattabili all'interno della schermata che ho a disposizione. Vi ho già fatto vedere la possibilità di adattare tutta la parte layout grafico di questo modello. Voglio farvi vedere adesso se riesco a chiudere questa visualizzazione, anche un altro tipo di mappa concettuale a partire dai documenti. Nuovo modello dei documenti, partiamo da un modello a caso singolo, quindi prendiamo una delle interviste di Winnie, in questo caso che è quella attiva su cui stavo lavorando, uso il modello e il nodo della rete concettuale Winnie è collegato ai codici di cui ha parlato Winnie nella sua intervista. E ogni codice è collegato ai segmenti che sono stati codificati con quei codici o con quei subcodici. Un altro esempio di mappa concettuale a partire dai documenti, molto interessante, è il modello a due casi. In questo caso vedete due interviste, che sono l'intervista a Joanne e l'intervista a Robin con i codici che hanno in comune queste due interviste. I numeri sono naturalmente le frequenze del codice Parents nell'intervista Robin e del codice Parents nell'intervista Joanne, quindi in questo caso visualizzazione grafica di relazioni fra codici e di come si distribuiscono nei diversi documenti. A cosa potrebbe servire questa visualizzazione? La domanda che fa Cristina. Adesso non so se si riferisce a questa del modello a due casi o a quella prima sui codici. Beh, una rappresentazione grafica, una mappa che vi fa vedere quali sono le relazioni fra i codici o fra i codici e i documenti di cui fanno parte. Quindi, in maniera grafica, intuitiva, immediata, voi avete una fotografia non solo dei singoli documenti e dei codici, ma anche delle relazioni fra queste. Una delle cose che volevo farvi vedere, e la posso rilevare a partire da questo tipo di distribuzione, eccolo qua, è il diverso spessore che in alcune mappe hanno le righe che collegano i documenti ai codici o i codici fra loro. Il diverso spessore è legato alla frequenza di quel codice all'interno del documento, per cui la linea più spessa è la frequenza 4, ma poi potete anche scegliere di visualizzare solo con la linea senza il numeretto della frequenza, vi fa capire a prima vista che il codice genitori è molto il codice più frequente nell'intervista di Devin e lo è meno frequente nell'intervista di Jamie. Quindi, in maniera alternativa agli output visuali che abbiamo visto in precedenza, qui andate direttamente a ricostruire in forma di relazioni fra nodi, relazioni fra elementi di una mappa concettuale, quali sono gli elementi che fanno parte del vostro progetto. Proviamo a crearne ancora un altro nuovo, una mappa nuova. Ecco, facciamone una nuova completamente, che chiameremo prova. Cosa vogliamo mettere all'interno di questa?
all'interno di questa mappa. Decido di inserire all'interno di questa mappa dei codici che non fanno parte di nessun modello, per cui io voglio esplorare quello che succede all'interno dei miei dati, andando in qualche modo a pescare dei codici perché ho colto dalle interviste, ad esempio, che viene data una particolare rilevanza da alcuni temi rispetto ad altri, ma voglio vedere se effettivamente questo è vero. Quindi prendo per esempio il sottocodice health, vado a prendere il sottocodice home life, ecco, in questo caso lo distribuisco all'interno dello spazio che ho a disposizione e poi posso per ciascuno di questi importare i segmenti codificati, panoramica dei segmenti codificati. Eccoli qua. E posso scegliere i segmenti codificati, vedere il testo della codifica dei segmenti di ciascuna intervista e posso importare ciascuno di questo all'interno della mappa. E quindi creare delle mappe in cui decido io che cosa inserire. Vedete? E poi a quel punto, una volta che ho rilevato, guardando la panoramica, che questo segmento è un segmento particolarmente rilevante perché mi chiarisce bene il senso del codice home life per determinate interviste, decido io che tipo di collegamento inserire, quindi vado a inserire proprio una freccia che va da home life a home life codice, a home life segmento e decido io il tipo di formattazione, di visualizzazione grafica da dare a questo collegamento. Quindi all'interno di Max Maps avete sia alcune funzioni automatizzate, per così dire, che vi guidano nell'esplorazione dei vostri dati, sia se a un certo punto, oltre a quello che spicca, che risalta, che ha frequenze maggiori, volete dare una visualizzazione perché vi interessa trattare un tema che però poche persone hanno affrontato. Quindi volete creare una visualizzazione ad hoc per un determinato argomento che avete in mente, su cui volete dare una visualizzazione precisa, potete anche creare una mappa dal nulla, inserendo di volta in volta gli elementi che opportunamente ritenete di poter inserire. Ok, sulla Max Maps controllo un attimo se c'è anche qualcos'altro da potervi dire, perché anche questo naturalmente potete salvare in forma grafica e quindi trattarli come qualunque altro output che abbiamo visto fin qua. Ok, mi fermerei qui per il momento. Volevo riportare, ve lo riporto qua nella chat, anche risposta a un paio di quesiti che erano emersi poi dopo il webinar di ieri. Vi copio un paio di link con dei brevi filmati, dei tutorial che rispondono delle vostre domande. E quindi ve li copio qui all'interno della chat, perché poi a seguire il webinar di ieri mi sono arrivate delle domande a cui ho risposto direttamente, ma di cui voglio rendere partecipi anche gli altri. Allora, una domanda era sulla trascrizione dei file audio-video e qua vi ho linkato un tutorial disponibile sul sito MaxStudio, ma anche su YouTube, naturalmente uno eccoli qua, redatti dalla Verbi, che è la ditta tedesca che produce e sviluppa MaxUDA, e poi un'altra domanda che mi era arrivata in queste ore era sul teamwork, su come organizzare un progetto dividendo il lavoro fra diversi codificatori che lavorano sugli stessi file di dati. C'è una domanda di Umberto che quando si crea una lista di parole da escludere, questa lista può essere riutilizzata. Intende riutilizzata in un altro progetto o riutilizzata successivamente nello stesso progetto? Cioè, se posso escludere, tirar fuori una lista di parole da esportare su un progetto diverso, quindi un sistema di codici da cui escludo delle parole che poi posso riutilizzare, oppure all'interno dello stesso progetto? Diverso. Sì, allora ve lo faccio rivedere. Prendiamo i documenti che ci interessavano, abbiamo un Word Cloud, ecco
Eccolo, inseriamo i documenti attivi. Ok, e il Word Cloud che avevo identificato prima, di cui mi rimane la lista delle esclusioni delle parole che avevo già escluso, perché naturalmente sto lavorando sullo stesso progetto. Eccolo qua. Questa visualizzazione io posso esportarla, posso esportare il file in formato grafico, vedete? Il file in formato grafico, la lista delle parole posso esportarla perché posso esportarla il file delle frequenze, comprese le esclusioni. Quindi andiamo sulla lista delle esclusioni, questa lista di esclusioni. Posso esportarla, ecco qua, in formato di testo e importarla all'interno di un altro progetto. Oppure, se sono interessato alle frequenze delle parole che ho mantenuto, ecco, queste parole che ho mantenuto, posso salvare queste in Excel o in file di testo e quindi riutilizzare questa. Importarla per essere applicata. Sì, è un po' più laboriosa la cosa, nel senso che una volta che voi lo avete in formato di testo TXT, dovreste poi passarla da Excel. Ora non l'ho mai fatto, però per come conosco questo programma, potete importare o dati da MaxVidia direttamente, quindi nel formato MX20, oppure da Excel. Quindi dovreste esportarlo in TXT, poi aprirlo da un Excel, quindi copiare la lista di parole su un Excel, a quel punto potete inserirlo nella lista di esclusione. Un po' più laboriosa come cosa, si fa prima escludere nuovamente le parole che erano state escluse. Allora, dove potete trovare le registrazioni e se online in qualche altro modo? Allora, io al termine di ogni webinar posso ricavare la registrazione, è una cosa per la quale mi servono qualche minuti e io ce l'ho. Sicuramente poi la Verbi li pubblicherà sul sito, però se siete interessati mi mandate una mail, io che ho uno spazio Dropbox che posso sicuramente condividere con voi al termine della circa una mezz'oretta, un'oretta dopo il termine del webinar. Vi scrivo la mia mail in modo che possiate scrivermi senza problemi. Questa è l'email che utilizzo correntemente, quindi dato il tempo di esportarla, di copiarla su Dropbox, allora a quel punto potrò inoltrarvela se siete interessati. Non copio adesso la registrazione di ieri in questo spazio perché non vorrei far saltare qualche collegamento, sarebbe sicuramente una procedura un pochino più macchinosa. Comunque attraverso Dropbox posso sicuramente condividere con voi queste registrazioni. Trovate online sul sito di MaxVidA, se non sbaglio, uno dei webinar di un anno fa e sulla versione precedente di MaxVidA 2018, ma comunque li trovate, così come ne trovate altri che trattano anche altri argomenti in altre lingue, in inglese, in spagnolo, in tedesco, sono le lingue più diffuse e più utilizzate nel mondo di MaxVidA. Vi scrivo anche, se volete tenervi in contatto, per quanto riguarda i miei eventi, che non facevo un sacco di tempo, ma adesso riprendo, c'è una pagina Facebook che si chiama Ricerca Qualitativa Mixed Methods, ma adesso ve lo scrivo, dove di tanto in tanto pubblico degli eventi. Eccolo qua, questa è una pagina Facebook che gestisco io, condivisione di qualche articolo, condivisione di link, novità, aggiornamenti sul mondo della ricerca qualitativa e dei software, e quindi mettete mi piace su questa pagina Facebook e così vi potete tenere aggiornati. Altre domande, dubbi, quesiti, qualcosa a cui posso rispondere in qualche minuto che abbiamo ancora a disposizione? Scrivete pure nella chat. I file Word su cui lavoro su MaxVidA mantengono i codici nel file Word o sono visibili solo dal programma? No, le codifiche sono visibili solo dal programma. Quindi nel momento in cui voi importate un documento, lo fate, un file, lo fate diventare un documento di MaxVidA, il vostro file Word rimane assolutamente immutato.
Quello che voi copiate è un collegamento, è la possibilità di utilizzare quel file all'interno del programma. Però non modifica il vostro file originale, non lo modificate assolutamente, quindi quello che era rimane. E i codici li visualizzate solo all'interno del programma, salvo il caso in cui non li esportate con una delle funzioni di esportazione di output, allora in quel caso sarebbe possibile visualizzare i codici. Un corso su Udemy in italiano ne esiste solo uno al momento. Cos'è Udemy? Non lo conosco. No, non lo conosco, non lo conosco. Non lo conosco. Una piattaforma per fare la formazione online. La studio un po', magari teniamoci in contatto via email. Posso... Sì, cioè sono diverse. Io adesso sto svolgendo il laboratorio di cui ho l'incarico a contratto all'Università di Genova attraverso Microsoft Teams, che è molto utile. E poi so che ci sono anche altri sistemi per fare didattica a distanza. Lo studio, me lo guardo. Grazie, grazie per la dritta. Magari anche un po' più pratico di GoToMeeting. In realtà scrivo, ho scaricato la versione di prova, si è impallato il computer, non avendo altri programmi aperti a parte Chrome. In caso è un problema mio, il programma è praticamente presente nel necessità di un certo tipo di device. No, in realtà no, credo che sia un problema. Può darsi che l'attuale versione Maxura 20 non vada perfettamente d'accordo con sistemi operativi non recentissimi. Quindi potrebbe esserci un problema di questo tipo. In ogni caso, per questioni tecniche, voi potete molto facilmente mandare un file log all'assistenza tecnica. All'interno del programma, oppure trovate i contatti sul sito. All'interno del programma, voi andate nella parte destra in alto, dove avete il punto interrogativo molto chiaro ed evocativo, e allora in quel caso potete contattare l'assistenza tecnica da lì, ma su di help per l'appunto, e poi ci sono insomma anche altre voci da poter contattare, oppure sul sito, molto, molto bene in evidenza. Adesso non lo apro, ma comunque trovate nella parte destra del sito maxudia.com la possibilità di contattare l'assistenza tecnica. E credo che sia comunque un problema di integrazione con il sistema operativo. Maxuya non è un programma particolarmente impegnativo dal punto di vista delle risorse informatiche, quindi escluderei il fatto che sia questo il problema. Mi scuso per qualche inconveniente tecnico, soprattutto legato alla qualità della connessione nella prima parte del webinar. Avete la mail, con qualunque altra cosa non esitate a scrivermi tranquillamente. Naturalmente, visto il periodo, mi fa piacere augurare a tutti i migliori auguri di buona Pasqua, e siamo a casa finché è necessario. Buona serata e buon weekend di Pasqua.